anche un gene, amici. Pare proprio che la variante del gene ALDH2 può arrivare a dare sintomi più gravi, perché cambia un po' come si smaltisce l'alcol. Insomma, è complicato da spiegare. Poi attenzione, perché a parità di alcol consumato, i bevitori più giovani da 18 a 25 anni sperimentano sintomi più gravi delle giovani bevitrici. Le giovani donne reggono l'alcol meglio dei giovani uomini. Come, quanto si smaltisce l'alcol? Allora, una persona normopeso, e non è il mio caso, smaltisce circa 6 grammi di alcol ogni ora, per cui considerando che una lattina di birra da 330 ml, un bicchiere di vino da 125 ml, un bicchiere di liquore da 40 ml contengono circa 12 grammi di alcol, l'organismo impiega circa 2 ore per eliminarlo. E se bevete mezzo litro di vino, impiegherete 8 ore, amici, 8 ore. Questo vale un po' per tutti. Poi questo recente studio ha trovato che l'ansia, la depressione, i livelli di stress e anche la personalità aiutano a smaltire peggio l'alcol, ovvero se voi siete ansiosi, siete anche un po' depressi, avete una visione negativa del mondo, ha fatto proprio il calcolo, l'alcol dura di più e soprattutto vi dà effetti più a bomba, tutto più negativo. Quindi mi raccomando, se state guidando non bevete, naturalmente. E poi se dovete bere in queste feste, insomma, datevi una regolatina, ecco, ve lo dice RDS, perché vi vuole bene, perché poi l'alcol tu lo senti arrivare, you feel it coming, cioè lo senti, quando senti che sta arrivando l'alcol, però è già troppo tardi, amici, fermatevi in tempo, anche nel prossimo weekend, anche con i Daft Punk su RDS. Tell me what you really... Il 27 dicembre direttamente, dateci notizie della nostra vita prenatalizia. Naturalmente, come sempre lunedì, se avete visto anche dei film, siamo curiosi di sentire e di conoscere il vostro parere, le vostre impressioni. Noi abbiamo tante notizie, cominciamo con gli incassi, naturalmente, non perché sia inevitabile, ma perché è uno degli sport preferiti in questa stagione dell'anno. Al primo posto, una sorpresa, si fa per dire, c'è una la via dell'acqua che ha raggiunto quasi 10 milioni. Troppo stretti per l'opposizione, in conferenza del capigruppo stanno il presidente Lorenzo Fontana si riserva di riconvocare una nuova capigruppo. La maggioranza ribadisce che occorre chiudere l'esame in aula al più tardi nella notte tra il 23 e il 24 dicembre. L'opposizione molto il fatto che l'esame sia sospeso in commissione. Questa notte è stata presentata una manovra sostitutiva che contiene norme ordinamentali, chiaramente inammissibili, denuncia Matteo Richetti di Azione, mentre per Luigi Marattini di Paolo Vivo, prima di Natale, la legge di bilancio non andrà in aula. Per il PD si impedisce l'opposizione di lavorare nell'ufficio di presidenza per la prima volta il presidente della commissione bilancio, Giuseppe Mangiavalori, si è preso la responsabilità.